ci prepariamo per la seconda parte di questo splendido concerto. Volevamo portarvi il saluto del sindaco che è venuto qui per augurare una buona serata a tutti, quindi presento l'avvocato Vincenzo Fengo, sindaco di Cercola, che è qui a Rele Villa Buonanno alla 7ª edizione dei Mercati di Cercola. Un applauso al sindaco. Buonasera a tutti, un saluto e un grazie di vero cuore alla Proloco, alla Realizza, questa meravigliosa struttura che sta ospitando questo grande evento. Possiamo già dire che è un grande successo, perché veramente da stamane la città e non solo la sta vivendo con grande entusiasmo. Voglio dire grazie a tutti, grazie anche agli espositori che sono di lì nei mercatini, che sono poi i protagonisti di questo evento. C'è tutto qui, c'è gioia, c'è felicità, ci sono le nostre tradizioni, viviamole e viviamole da protagonisti. Grazie a tutti. Grazie al sindaco veramente di cuore. Noi ci tenevamo a portare questo saluto perché, come vi avevamo detto, questa è una serata per grandi artisti e di grandi artisti, grande musica, e quindi non perdetevi la seconda parte con Io Rom e Daniele Sepe. Grazie. Ne approfitto di questa breve pausa per presentare i componenti di Io Rom. Alla fisarmonica il maestro di Rocioli De Vede, Kostel Lautaru, direttamente dalla Romania, arrivato stamattina a Capo di Chino. Alle percussioni, il nostro grande percussionista, nonché direttore artistico, Emidio Ausiello. Attendo la macchina però. Al basso, direttamente da Caserta, Roberto Caccavale. Al cappello del nonno e alla chitarra, Carmine Guarracino. Signore e signori, al sax Daniele Sepe. Alla voce e chitarra Carmine Daniello. Oh, 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 oh,
sempre lei, Carmen Famiglietti. Thank you.
Il prossimo brano si chiama Kerta Mangetaia ed è il brano che inaugura il nostro primo disco, che si chiama Vacanze Romanesse. Chi di voi fosse interessato ad acquistarlo, costa soltanto 9,99 euro, giusto, sta in offerta questa sera per i mercatini di Natale. Dopo è possibile acquistarlo qui dietro al palco. Grazie.
Andando andando, sì. E racconta della sofferenza che hanno subito le popolazioni Rom e Sinti durante l'olocausto che è avvenuto durante la terza, la seconda guerra mondiale, adesso stiamo all'anzio. La seconda guerra mondiale ad opera del nazismo, oltre ad esterminato i nazisti, milioni di ebrei hanno ammazzato 1,5 milioni almeno, perché sappiamo benissimo che non tutti gli zingari sono censiti, 1,5 milioni almeno di Rom e Sinti, nonché di omosessuali, insomma, tutta una serie di categorie che per loro erano esseri inferiori. Quindi omaggiamo l'olocausto dei Rom con questo brano, si chiama Gelem Gelem, che è anche l'inno di tutti gli zingari.
la cielo dillo tu. Rivoli manna c'era la carbuscio. In la cielo lo dillo tu. Invece non ha bisogno di presentazioni, anche se lo canterò in una lingua diversa da quella che conoscete in realtà. Vediamo se indovinate il brano. Prima o poi, quando arriverò al ritornello, capirete tranquillamente.
noi vi salutiamo con quest'ultimo brano, facciamo una tarantella zingara, solo che in quattro, non in tre, tutto. Coster Lautaru, Daniele Sepe, Roberto Caccavale, Emilia Ausiello,
Carmine Daniello. Carmen Famiglietti, Carmen Famiglietti alle danze. Bravo, bravo. Forte applauso, veramente uno spettacolo unico. A Carmen pure, però, pure a Carmen. La danza. Con la danza però. Emilio, vogliamo anche il tuo balletto stasera, eh? Il trombettista senza fumare, però. Facciamo un finale allora, lì. Gran finale allora, tutti pronti? Qui nel pubblico c'è un grande cantante, nonché cantautore, solo che non sappiamo manca una parola in romanesco, purtroppo, è di Villaricca. Quindi... su che mugnano.
L'approdamo, siamo dai gramo. L'approdamo, Iano Duscio, siamo dai gramo. Ancora a tutti di essere venuti qui questa sera. Noi siamo Iorom, Daniele Sepe, Carmen Famiglietti, grazie ancora al prologo di Cercola e al release Buon Anno, grazie ancora a tutti, accattatevi il disco, grazie, buonanotte. Grazie veramente, ancora un applauso per questi artisti che stasera ci hanno deliziato con delle note uniche, particolari, ma veramente coinvolgenti. Quindi stasera andiamo verso la conclusione della terza serata, avremo domani ancora un programma molto intenso, la mattina avremo i ragazzi della scuola alle 10.30 che si esibiranno qui in uno spettacolo L'Isola del Sapere, quindi praticamente avremo loro alle 10.30, poi a seguire Babbo Natale in piazzetta qui, poi il pomeriggio avremo uno il musical di Pinocchio per tutti i bambini alle ore 18 e a seguire Il Chilometro Zero con il dottor Minopoli domani sera, quindi ancora una serata anche domani e poi domenica, martedì 8 avremo ancora la serata gospel e tanti spettacoli, quindi continua questa 10 giorni con tanti eventi, tanti presenti.